Signor Presidente del Consiglio, cittadini di Volturara, è con grande emozione che a nome di tutta la Puglia io le do il benvenuto a casa sua, nella sua regione. Noi siamo abituati a essere sempre un po' in secondo piano, a essere un po' trascurati, raramente sono in grado nella cronaca nazionale di accorgersi delle cose buone che facciamo e molto più spesso quando abbiamo qualche passaggio a vuoto non mancano mai di sottolinearlo. E quindi lei capirà che poter dire per ciascun pugliese che il Presidente del Consiglio è nato in Puglia, in provincia di Foggia, a Volturara, è una specie di grande rivincita, un modo per raccontare dei tanti ragazzi bravi che negli anni si sono allontanati dalle loro famiglie, dalle loro terre e hanno dovuto mettere a disposizione il loro genio, la loro preparazione, la loro sensibilità, i valori che avevano appreso in famiglia dell'intero paese, ma purtroppo non sono riusciti a metterli a profitto della nostra terra. E quando, arrivando qui per l'ennesima volta, ho visto la bellezza dei Monti Dauni, ho visto questi colori straordinari esaltati dalla luce del sole che sta tramontando, mi sono reso conto del privilegio, signor Presidente, che io, lei, i sindaci che sono dietro di lei, i deputati, tutti i rappresentanti del popolo hanno nel poter rappresentare questo grande popolo di Puglia. Noi lo facciamo rispettando le istituzioni, credendo nelle istituzioni. La gran parte delle forze armate italiane è fatta di pugliesi, tanti investigatori di tutte le forze dell'ordine che io ho incontrato nella mia vita di magistrato erano pugliesi in ogni terra d'Italia e tutti loro credono nelle cose buone, credono nell'attuazione della Costituzione, credono soprattutto al fatto che ciascun cittadino, e lei rappresenta ogni cittadino, possa e debba dare il suo contributo al governo della nazione. In qualche maniera arrivare dalla società civile o messo medio direttamente in un ruolo così importante è la rappresentazione di quello che è stato il valore della resistenza, il valore dei padri fondatori e dei padri costituenti. Essi hanno costruito un meccanismo che consente a ciascun cittadino, se meritevole, di raccogliere il frutto del proprio lavoro e del proprio merito. Ecco perché noi siamo così emozionati, signor Presidente, perché ci rendiamo conto che il suo esempio, la sua vita, possono essere di sprone per i tanti giovani che in questo momento sono sfiduciati. In Italia, e in particolare al Sud, vanno via migliaia di giovani ogni anno. Sono giovani di grande qualità, sui quali spesso le famiglie hanno tanto investito, perché l'unico risparmio che ormai viene ritenuto meritevole è quello dell'investimento sulla formazione dei propri figli. E quindi, come ci siamo detti prima, in brevissimi colloqui, lavorare per questa terra, questi Monti Dauni che alle volte ti scappano sotto i piedi, che vengono travolti dal primo acquazzone, che hanno delle strade ancora inidonee, che hanno bisogno di quella connettività, non solo, purtroppo, non solo informatica, anche proprio fisica, che consenta a questa bellezza di essere apprezzata dal resto del mondo. È chiaro che noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ci mancherebbe, ma in situazioni come queste l'aiuto del governo nazionale sarà di fondamentale importanza. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutte le autorità locali, innanzitutto il signor prefetto. Stiamo combattendo assieme a tutte le forze dell'ordine, al questore, una battaglia di legalità e abbiamo sentito vicino il governo. Non abbiamo dimenticato la sua visita in giorni di lutto terribili nei quali dei nostri ragazzi, dei ragazzi che lavoravano nelle nostre campagne,
sono morti in un modo drammatico. Non dimentichiamo ciò che le forze dell'ordine stanno facendo in questi giorni per reprimere il fenomeno del caporalato e più in generale la criminalità organizzata. Ci rendiamo conto che la direzione da parte del governo su questi fenomeni è estremamente importante e che c'è ed è attiva, e noi siamo pronti a collaborare perché questi risultati arrivino in fretta. Voglio anche ringraziare il signor Sindaco che è qui vicino a me. Mi commuove solamente parlargli al telefono e oggi guardarlo era veramente difficile per me. Aveva la faccia della felicità, la faccia dell'orgoglio di tutti i residenti. E quindi, come vede, a noi pugliesi basta poco per far festa, basta poco per avere un motivo per andare avanti, per combattere contro tanti avversari. Con la sua presenza, ovviamente, noi pensiamo, nella piena consapevolezza che lei è il Presidente del Consiglio di tutti gli italiani, ovviamente, però siamo convinti che la sua presenza rafforzerà ancora di più la Regione Puglia nei prossimi anni, nei suoi sogni, non di gloria o di grandezza. Noi vogliamo solo dignità, libertà, lavoro, salute, piccole cose quotidiane che questo paese bellissimo che le ha dato i Natali rappresenta perfettamente. Lei ha visto affacciarsi dalle finestre famiglie bellissime, con volti onesti, trasparenti, capaci di grandi sacrifici e di grandi opere. Ecco, io le devo dare un dono, Presidente, non so come faremo perché il cerimoniale lo abbiamo su sua direzione leggermente rivoluzionato. Quasi quasi lascio la parola al Sindaco e io scendo e le do questo dono.